Ciao a tutti ragazzoni, qui è il Diegone. Oggi siamo al quarto giorno e iniziamo, buchiamo tutto e poi piantiamo il più possibile. È un po' nuvoloso, però dovrebbe reggere. Allora, cosa molto veloce, due news, diciamo. Allora, uno, ho comprato questo qua, che secondo me è tanta roba, è il Gorilla Pod della Joby. Non mi sponsorizza, è comodo perché la classica scimmia, diciamo, vedete, che si può mettere ovunque. Con il suo, pagando qualcosina in più, c'è anche quello per montare verticalmente la camera. La seconda novità, che dovrebbe risolto il problema di internet, è qui, perché sono venuti tre tecnici, uno della TIM due volte della Vodafone, e non sono riusciti a mettere internet. Quindi che ho pensato, Diegone? Comprare una SIM, tanto noi abbiamo Vodafone a casa, la tipo Vodafone Family, una cosa del genere, tutto è limitato. Ho comprato un modem della TP-Link, qua Vodafone prende 4G e a volte 5G. In teoria dovremmo risolvere. Arriva domani. Comunque, eccolo qua. Si sente comunque. Costicchia 75 euro. Ecco, una cosa che, a parte è bello, la rigidità mi piace tanto. La cosa bella, questa qua comunque, che anche la bolla per metterlo dritto. La vita è ovviamente universale. Lo sgancio rapido. Niente, oggi mi sono dovuto cambiare subito gli occhiali perché con questo tempo non si vede nulla. Già in uno scorso video vi ho fatto vedere come facevo i buchi al telo della facciamatura. Oggi ve lo faccio rivedere comunque per chi è nuovo. Con questo aggeggino qui, che fa uscire ovviamente il gas e fa la fiamma. Qui, come si può ben vedere, i teli sono rimasti molto bene. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è, io farò due file ovviamente perché sono due tubi che passano sotto per ogni proda. Farò due file di buchi a distanza di 20-25 cm circa, così diciamo un po' universale per tutti gli ortaggi. Poi i buchi sono quelli, ma se piantiamo le zucchine, cioè, non è che la pianti una ogni buco, una pianti una ogni due buchi per lasciare la distanza. Quindi ovviamente questa è una cosa che fate solo il primo anno, perché quando li riutilizzerete già ce l'avrete belli che bucati. Fate un buco abbastanza largo, perché ho visto dalla prima volta che li ho usati che se il buco è troppo stretto non va bene. Però con questo metodo il telo si buca e si cicatrizza nello stesso tempo. Poi un domani, se vogliamo fare la terza fila, stiamo sempre in tempo per farla. Prima passata andata. Tanto a me fare cose col metro non mi piace, quindi va bene così. Poi in mezzo io si può passare con il tagliaerba, il disputatore per levare le erbacce quando ricresceranno. Ok, qui fatto, si era interrotta la registrazione, andiamo a fare di là.
c'è. Finish. Resto domani. E questi ultimi sono quelli regalati. Allora, voglio mettere qua insalate, cavoli, i finocchi voglio mettere qua, l'altro anno sono andati benissimo perché qua è un sacco morbida la terra, quindi vanno qua e il resto è uguale. Siamo così. Ciao. 70 giorni. Questi. Di nuovo questi qui. Questi l'ho messi. Ok raga, penso che va bene così. Abbiamo fatto tutto il possibile. Sono le 8. Infatti è notte, ci sono i faretti, l'illuminazione che ho fatto io. Poi vi dirò come. Continuiamo domani, così finiamo di piantare tutto. Dai raga, di cuore vi ringrazio, un bacione. Ci vediamo al prossimo video. E direi che...